Ciao amici, ciao amiche. Dunque, mi rendo conto che le cose cominciano a chiarirsi, no? Proprio per questo motivo ogni tanto è bene fare un pochino mente locale sulle cose già dette, però chiarendole, cioè è una rilettura, cioè leggere con una maggior consapevolezza. Per esempio, quando c'è stata questa battaglia decisiva 12.900 anni fa, tra marziani e asgardiani, e loro si sono distrutti i loro propri pianeti, li hanno proprio distrutti, ok? E quindi sono venuti a vivere qui, sulla Terra, perché non avevano dove altro vivere e la loro tecnologia non gli permetteva di andare chissà dove, loro potevano muoversi al massimo all'interno del sistema solare, l'unico posto era qui. Questa cosa è avvenuta 12.000 anni fa, quasi 13.000. Più esattamente 12.900 anni fa. È importante avere un pochino le proporzioni temporali di quello che è successo. Quando è successa questa catastrofe, e questo è importante capirlo molto bene, questa catastrofe ha distrutto completamente il quinto pianeta, che io chiamo Asgard, ma lo chiamo per non chiamarlo quinto pianeta perché è un nome, insomma, un po' antipatico, quinto pianeta, Asgard. E questo in considerazione alle mitologie norrene che chiamano biondi, insomma che sono biondi questi asgardiani, biondi perché sono queste persone venute da questo quinto pianeta, no? Come i norreni parlano di Asgard, ecco lì che io per semplificare le cose lo chiamo Asgard, cioè il mio non è un film della Marvel, attenzione, li chiamo asgardiani. Così come la Marvel ha visto ovviamente le mitologie norrene, eccetera, eccetera, ci ha fatto pure un film e guarda caso, pure la Marvel dice che il pianeta Asgard è stato completamente distrutto, chissà come mai, perché attenzione che nell'arte nulla è per caso. Allora, poi i marziani li chiamano marziani perché Marte, come lo chiamavano quelli che abitavano Marte? Gli chiamava per forza marziani, anche se è ridicolo. Il nome marziano già fa venire da ridere, io marziani, credi ai marziani? No, i marziani purtroppo esistono, purtroppo dico io perché con quello che stanno facendo sul nostro pianeta ci hanno messo nei guai, insomma ecco. C'erano questi tre pianeti abitabili all'interno del sistema solare, nella fascia abitabile. Ecco, il punto da chiarire veramente è che gli antichissimi, 200.000 anni fa, ci hanno resi uguali, ci hanno resi geneticamente uguali e compatibili tutti con la stessa biologia, con la stessa genetica e con le stesse identiche capacità intellettuali. Ok? Ma identici, identici, ci siamo? Dice, allora, ma come mai allora quelli di Asgard si sono evoluti per primi, poi si sono evoluti i marziani? E poi ci siamo voluti noi che in realtà stiamo ancora agli albori. È semplice, perché? E vi faccio una comparazione abbastanza semplice. Anche nel nostro pianeta noi abbiamo dei continenti, no? All'inizio le persone di un continente non sapevano l'esistenza delle persone dell'altro continente, non lo sapevano proprio, neanche se l'immaginavano. La stessa cosa nel sistema solare, gli abitanti di questi tre pianeti non sapevano dell'esistenza gli uni degli altri fino a che hanno cominciato a muoversi, no? Un po' come hanno fatto gli europei con le navigazioni, hanno navigato, hanno incontrato gli africani, hanno incontrato gli americani, no, navigando, logicamente se tu non ti sposti e non ti muovi, chi incontri? Nessuno. Quindi immaginate il sistema solare come un sistema di continenti, no? Ogni pianeta pensatelo come se fosse un continente. E allora, il pianeta Asgard era più freddo degli altri. Marte, a metà strada come clima tra Asgard e la Terra la più calda, più vicina al Sole, no? Allora, chiaramente, la Terra ha tutti gli oceani liquidi, ce l'ha congelati, diciamo proprio a nord e a sud, perché poi il resto è tutto liquido. Mentre Marte è un po' meno. E Asgard, giusto, la fascia equatoriale ce l'aveva liquida, quindi Marte era una cosa intermediaria, aveva ovviamente un equatore e un polo sud molto più congelati che la Terra, ma sicuramente meno congelati di Asgard. Asgard aveva un congelamento notevole sia a nord che a sud, ma la fascia equatoriale era liquida.
perché ci possa essere una vita biologica operante sul pianeta ci vuole l'acqua liquida, cioè non è che. E quindi, però, gli asgardiani, i Borelli, erano quelli, diciamo, più sacrificati da un punto di vista ambientale. La Terra, diciamo, tutto sommato, ha una grossa generosità ambientale, soprattutto in dei luoghi come l'Amazzonia, come tanti altri posti. Io non parlo delle zone desertiche e delle zone congelate, io parlo delle zone dove c'è veramente una natura molto generosa che ha tanti vegetali, animali, frutta, e tantissime risorse, pesca, eccetera, eccetera. Infatti, se voi vedete, gli indigeni dell'Amazzonia girano praticamente nudi e mangiano quello che c'è nella natura, cioè non è che fanno chissà quali sacrifici, costruiscono chissà quali palazzi per proteggersi dal freddo o quali indumenti per proteggersi dal freddo, cominciano a fare delle navigazioni per trovare altre terre più generose. Non lo fanno, infatti sono rimasti lì e vivono così da moltissime migliaia e migliaia di anni. Capito? Invece Asgard, per le sue caratteristiche ambientali e climatiche, è molto più severo, quindi loro erano costretti proprio a ingegnarsi in tutti i modi, ci sono ingegnati sin da subito, sono tutti, hanno cominciato ad essere intelligenti tutti 200.000 anni fa, attenzione, 200.000 anni fa, anno più, anno meno, logicamente, 200.000 anni fa. Hanno cominciato tutti a essere ugualmente intelligenti perché gli antichissimi li hanno fatti così. L'intervento alieno genetico non è stato fatto solo su di noi, è stato fatto pure sui marziani e pure sugli asgardiani. Questo è molto importante capirlo. E avevamo le stesse capacità intellettuali identiche, identiche, identiche e compatibili anche per accoppiarsi. Infatti, molti hanno fatto, c'è scritto pure nei libri antichi, addirittura sulla Bibbia, i figli degli dei, perché li chiamavano dei, perché questi venuti dallo spazio con tutte queste capacità sembravano dei, e hanno presero le figlie dell'uomo, cioè di noi terrestri, quante ne vollero per moglie e quindi insomma con esse fecero figli. C'è scritto persino sulla Bibbia, quindi voglio dire, testi poi extrabiblici a volontà c'è scritto di tutto. Perciò facciamo mente locale, prima si sono sviluppati gli asgardiani, ma non è perché erano più intelligenti, più bravi, no, perché sono stati esposti a uno stimolo di sopravvivenza che dice: qui se non cominciamo a creare delle abitazioni che ci proteggono dalle intemperie, dal freddo, dal gelo, e qui moriamo tutti. Si sono subito ingegnati appunto si chiama ingegneria, a creare delle abitazioni solide, resistenti ai problemi climatici, al freddo. Hanno creato anche sistemi di riscaldamento, lì pure ci vuole un po' di ingegneria. E insomma, vai avanti qua, vai avanti là, sin da subito. Invece in Amazzonia vivono come vivevano 200.000 anni fa. 200.000 anni fa vivevano alla stessa maniera. Io parlo degli indios, non quelli che poi sono stati contaminati dagli occidentali. Ma gli indios, fino diciamo a qualche secolo fa, vivevano esattamente, esattamente, esattamente come vivevano 200.000 anni fa. Questo bisogna capirlo, ma non è che loro sono meno intelligenti degli asgardiani. Loro non ci avevano problemi di dover costruire le abitazioni e che li riparassero dal freddo, non avevano problemi di dover costruire le navi per navigare, andare lontano chissà dove a scoprire nuove terre. Non avevano questi problemi. E questo è tutto ingegneria, scienza, tecnica, scienza e tecnologia si sviluppa così. I marziani, una via di mezzo, si sono sviluppati un po' dopo gli asgardiani e logicamente prima dei terrestri. Quindi, diciamo, questo va chiarito perché sennò non si capisce. Dice: ma come mai? Per questo motivo qui. Poi si potrebbero aggiungere anche altre cose in relazione alla comprensione di quello che è successo. Cioè, quando è esploso Asgard, ha lanciato detriti da tutte le parti, ma violentissimamente, perché Asgard è esploso, perché i marziani avevano fatto un attacco a sorpresa con un'arma che produceva temperature elevatissime negli oceani, e gli oceani sono esplosi in tutto Asgard, come se fossero esplosivi al plastico intorno a una roccia, capito? Anche se erano congelati non è importante, perché quando tu li metti a temperatura altissima, ecco là che, non so,
probabilmente tutti voi lo sapete, l'acqua è fatta di idrogeno e ossigeno. E idrogeno e ossigeno sono un combustibile potentissimo, che è lo stesso combustibile che viene utilizzato per mettere in orbita lo shuttle, insomma queste cose, capito? È lo stesso combustibile, cioè pensate che potenza che c'ha. Adesso pensate se esplode tutto contemporaneamente, tutti gli oceani della Terra che esplodono contemporaneamente nell'acqua che è emersa e sommersa, perché poi a un certo momento anche le falde acquifere che stanno su, esplode tutto. E questo è esploso Asgard. È chiaro? E perché si contagia il calore da una cosa all'altra e l'esplosione produce altro calore e esploso proprio tutto il pianeta. Per questo è in tutti questi pezzi. L'esplosione è stata talmente violenta che ha colpito Marte e gli ha portato via gli oceani di Marte, l'atmosfera di Marte l'ha reso una roccia, diciamo, inabitabile. A distanza di 12.900 anni, pian piano un po' di vegetazione comincia a riapparire, ma la NASA non ce lo vuole far sapere, ci sono dei motivi ovvi, poi dopo magari ve li accenno. Molte rocce colpirono la Terra, inclinarono l'asse terrestre, infatti soltanto da allora che esistono le stagioni, prima non c'erano queste stagioni. E quindi innalzando una parte della Terra e abbassando un'altra. Quando hanno abbassato l'altra, Atlantide è scesa giù e ora si trova sotto, al polo sud. Infatti Atlantide è un posto dove tutti sono curiosi di capire cosa c'è là, il posto più militarizzato del mondo nel suo perimetro, tutti militarizzato al massimo che tu non ci puoi neanche andarla. Non ti permettono di arrivare da nessuna parte, cioè non nelle parti importanti, qualche pinguino magari te lo fanno vedere, ma e sono gli asgardiani che stanno là. Allora, questa cosa è talmente vera che 12.900 anni fa i mammut sono morti congelati perché si erano prodotti venti gelatissimi, perché quella situazione ha prodotto molti venti gelati e molto calore e allo stesso tempo in vari punti, logicamente. E questo qui è innalzato e i mammut sono morti congelati con cibo che si trovava in una fascia un pochino più tropicale, invece che in Siberia, dove si trovano oggi, ma li hanno trovati in Siberia, cioè questo a testimoniare che c'è stata sta cosa, no? E poi sono morte tutta la megafauna, la tigre con i denti a sciabola, è morto il mammut, è morto l'orso gigante, è morto il toro gigante chiamato Auroch, e insomma così via, e sono morti anche una tribù di indiani, di indios, diciamo, del Nord America, indiani, chiamavano indiani, che si chiamavano Clovis, proprio con le ossa carbonizzate calcinate, proprio perché ci sono queste esplosioni fortissime. E quindi hanno ritrovato tutte queste cose, hanno ritrovato persino i microdiamanti che si formano quando ci sono questi impatti. Uno sciame di roccia ha colpito la Terra, ha spostato tutto, ha fatto questo spostamento addirittura dell'asse terrestre e lo slittamento dei continenti. Insomma, è stata una catastrofe, ci ha ammazzato quasi a tutti, quasi a tutti. Poi sono sopravvissuti invece i militari in orbita, asgardiani e marziani, principalmente i marziani, il maggior numero sono sopravvissuti, ma anche gli asgardiani sono sopravvissuti e sono tutti qui. Ma solo quelli che stavano in orbita e che stavano in volo, gli altri sui pianeti sono morti tutti, capito? Quindi questo bisogna capirlo, c'è stata questa grandissima battaglia. Noi abbiamo vissuto una guerra e ora stiamo in un dopoguerra, ma neanche tanto dopo, perché questi stanno ancora in guerra tra di sé, tant'è vero che in alcuni dipinti medievali ci sono scontri di dischi volanti, penso che l'avrete visti in internet qualche parte, nell'epoca medievale. Quindi questi in epoca medievale ancora combattevano tra di loro. Vabbè. Adesso fanno dei combattimenti meno militari e molto più strategici. Per esempio ci sono i marziani che vogliono conquistare la Terra, hanno sempre voluto conquistare la Terra. Attenzione, perché questa guerra tra asgardiani e marziani c'è stata perché i marziani volevano impadronirsi della Terra. A distanza di 12.900 anni, adesso si stanno impadronendo con la finanza. Cioè, loro praticamente hanno dei cassieri, non li conosciamo come gli uomini più ricchi del mondo, ma in realtà questi sono tutti i cassieri dei marziani. Ma attenzione, non tanto quelli che vedete, quelli conosciuti, quelli che non vedete, quelli che non conosciuti. Perché quelli che vedete e conoscete, tanto dei cassieri che
detengono la ricchezza per conto dei marziani, tanto i politici sono tutti pupazzetti, marionette che li fanno gestire in modo che a noi ci danno da bere, insomma, capito? Ci confondono le idee, allora tu va là, voti quello, non voti quell'altro, ma che ne so, capito? La politica fa schifo, ma che? Ma non c'è, ma che? Il politico c'ha il volantino di plastica, non guida niente. Tu c'hai presente il bambino che sta seduto al papà, papà guida, logicamente, la macchina cammina, e il bambino sta lì, po, po, po. No, che se crede che guida lui? Non è così, non è così, diciamo. È così, i nostri politici, i nostri finanzieri, i nostri uomini di potere conosciuti, quelli che noi vediamo, non contano niente. Se tu vedi qualcuno al telegiornale, è perché è un pupazzetto, non conta niente, capito? Ci siamo fino a qui. Il vero potere esercitato dai marziani su dei terrestri che stanno al loro servizio, dei terrestri che noi non conosciamo e non vediamo mai. Questi danno gli ordini agli altri che noi invece vediamo. Vediamo in televisione, vediamo nel telegiornale e così via. Questo spiega, diciamo, perché noi viviamo questa situazione stranissima, in una grossa sofferenza economica in tutto il mondo, perché ci stanno indebitando in modo che non abbiamo i soldi per pagare questo debito, perché non esistono soldi al mondo sufficienti per pagare questo debito, guarda caso. Perché? Perché quando loro riscuoteranno il debito, noi gli dovremo consegnare intere nazioni, ovvero l'intero pianeta. Speriamo che questo sia chiaro a tutti, perché se è chiaro ancora possiamo fare qualcosa. E poi vi spiegherò cosa e come. E possiamo farlo in un modo molto sereno, eh? Ve lo spiegherò in un secondo momento. Intanto, mandatemi il riassunto di queste cose che vi dico io, ma se no che ve le dico a fare? È un corso.